Salve a tutti e continuiamo il discorso sull'amore. Vi insegnerò un'altra dinamica importante, cioè essere amati e contemporaneamente essere temuti. Cosa significa questa espressione? Anzitutto, tutto dipende dal nostro comportamento verso gli altri. Cioè, per essere amati e temuti bisogna essere santi. Altrimenti non funziona. Quindi amati da tutte le persone di Dio e temuti da tutte le persone del diavolo. Vediamo insieme questa dinamica e vi leggerò un passo biblico. La colonna di nube si venne così a trovarsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Cosa significa? La colonna di fumo è Dio. Questo significa che Dio è come uno specchio per la nostra anima. Cioè i buoni, vedendo Dio, vedranno riflessa la loro bontà, il loro bene, la loro dolcezza e si rallegrano perché faranno parte di quell'amore per l'eternità. Mentre i cattivi vedranno riflessa la loro malvagità, la loro crudeltà, la loro ferocia e si vedranno come esseri orripilanti, mostri terrificanti. E avranno paura della loro stessa atrocità, le loro azioni cattive. Davanti all'amore di Dio, che loro volontariamente hanno rifiutato, sono condizionati a seguire i demoni delle rispettive azioni malvagie che hanno compiuto quando erano sulla terra, e li accompagneranno, questi demoni, nei gironi infernali a loro assegnati. Questo perché Gesù stesso gli dirà: io non vi conosco, non siete a mia immagine, no? Non so di dove siete. A questo punto vi racconto la mia esperienza. Essere amato perché? Perché quando io incontro una persona, anche se è un criminale, una criminale, sono chiamato ad amarla. Quando mi pongo in atteggiamento di ascolto, mi interessa la sua storia, mi innamoro del caso e insieme troviamo delle soluzioni ai problemi. Oppure troviamo degli obiettivi da raggiungere. Ovviamente si avvia un cammino spirituale che la conduce verso una vita tranquilla, lontana dalle tribolazioni, dai guai. Un cammino che neanche lei sa di fare, perché uso discrezione e diligenza. E in questa attrazione si nota un legame di amicizia. Io divento per lei padre, amico, confidente, compagno. Adesso vediamo un'altra dinamica. Sono temuto perché? Perché ogni qualvolta analizzo le sincronie delle mie assistite, cioè le loro frequentazioni, trovo sempre delle situazioni drammatiche. Posso dire agghiaccianti, situazioni che per segreto professionale non posso mai rivelare. Questi segreti sono dei veri e propri reati. Trovo omicidi, sequestri di persona, racket delle estorsioni, detenzione di armi, sette sataniche occultiste, stregonerie, estorsioni, truffe, frodi, spaccio di stupefacenti, organizzazioni malavitose e tante altre. Questi personaggi vanno allontanati dalla mia assistita e ogni qualvolta tento di liberarla
da questi ambienti malsani, questi personaggi mi attaccano con una certa ferocia e crudeltà, senza nessuna coscienza. Mi temono perché divento persona a conoscenza dei fatti, tutte azioni che fanno alla luce del sole e tutte dimostrabili con documenti. E sono temuto perché ho la capacità di scoprire le loro meschinità, ho la capacità di smascherare il male e a volte rischio anche la vita, ma lo faccio volentieri, come Don Puglisi. Conosco una storia di una ragazza che è stata uccisa solo per un capriccio. Posso dire che l'hanno fatta franca su questa terra. Ma non possono scampare al giudizio di Dio. Nel tribunale di Dio non si può essere contumace o latitante e dovranno dire il perché delle loro azioni. Vi lascio immaginare in che stato è il mio cuore di fronte a queste realtà. Queste persone si comportano con me come si comportano con Dio, cioè rifiutano l'amore. L'unica mia soddisfazione è che pagheranno tutto fino all'ultimo centesimo. Sconteranno una pena nei gironi infernali e periranno con la loro stessa colpa. Devo dire che ho ricevuto da Dio la sapienza di conoscere i demoni nella loro vera essenza. Purtroppo devo dire che quando in una persona cerco di eliminare questi demoni, a volte loro mi rispondono: sono arrivato prima io. E lui ha ragione, è arrivato prima lui di me, e in quel caso non posso fare niente. L'unico esorcista in grado di eliminarlo è la persona stessa attraverso la forza di volontà, cioè rinunciando ad operare secondo l'incarico del demone. Il libero arbitrio è più forte della forza del demone. La persona deve avere il coraggio e la capacità di dire, per esempio, da oggi non frequenterò più quella gente, oppure non frequenterò più quei luoghi malfamati, oppure non tradirò più mia moglie, oppure non mi drogherò mai più. L'amore di Dio farà il resto. Perché segue una sorta di persecuzione che serve per la liberazione, per una sorta di prova. Dovete considerare che noi siamo a immagine di Dio, quindi l'amore di Dio ci attraversa in pieno, cioè attraverso il nostro corpo, ed è scritto nella Bibbia. Mosè scese dal monte Sinai e non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante poiché aveva conversato con il Signore. Ma Aronne e tutti gli israeliti, vedendo la pelle del suo viso che era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Ebbero timore di avvicinarsi a lui. Ma questo lo possiamo leggere anche in Santo Stefano, no? Che guardando i cieli aperti, videro il suo volto come quello di un angelo. Il volto di Dio fa paura, cioè quando Dio riflette il suo amore e l'amore traspare dal nostro viso, fa paura. Effettivamente. In conclusione, vorrei illustrare un'altra dinamica spirituale. Tutti noi, durante la nostra vita, cadiamo e ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo. Quindi pecchiamo e poi veniamo assolti, pecchiamo e veniamo assolti. Questa dinamica si può notare non solo nelle persone, ma anche nella Chiesa cattolica, nel popolo ebraico, nei musulmani. Per spiegarvi questa dinamica utilizzerò le forze della termodinamica. Esiste una lega di metallo che è composta di alluminio e titanio. Voi sapete che l'alluminio, quando lo pieghiamo, assume la forma che gli abbiamo conferito, mentre il titanio possiamo piegarlo fino al livello simile e ritorna sempre nella forma originaria.
e potete fare un test con le stanghette degli occhiali in titanio. Questa lega, formata da alluminio e titanio, quando è fredda e la pieghiamo, l'alluminio prende il sopravvento, facendo prendere la forma al titanio. Mentre se la scaldiamo, l'alluminio si ammorbidisce e il titanio prende il sopravvento sull'alluminio, conferendogli la forma originaria. Questo metallo si chiama metallo a memoria di forma. Allora, perché vi ho fatto questo esempio? Quando il peccato ci piega, noi prendiamo una forma orribile, ma quando il calore di Dio ci colpisce, ci scalda, ritorniamo alla nostra forma originaria e diventiamo bellissimi. Il calore di Dio è l'amore. L'amore di Dio che ci scalda ci fa ritornare a come eravamo nelle origini. Con questo video è tutto e un arrivederci al prossimo video.